Con una rete di Napoletano dopo 15 minuti e di Sorrentino nel secondo tempo, il Matese torna alla vittoria battendo il Chieti dopo la brutta sconfitta della scorsa domenica. Una gara, quella di oggi, ostica, con un livello di gioco non eccellente da entrambe le parti, ma alla fine la spunta la squadra di Urbano e che abbiamo sentito e vediamolo appunto ai microfoni insieme dei Medio Bianchi. Poi a seguire Rinaldo Troisi, che ci dà la sua impressione in chiave tecnica. Allora, oggi più di questo onestamente il Matese non poteva fare. Ma abbiamo fatto tanto, perché siamo riusciti a vincere la partita, abbiamo sofferto un po' sicuramente, perché la squadra avversaria è anche una buona squadra, il Chieti. Però ti rimporta loro, Però non mi hanno ecco, fatto. questo volevo dire, grandi pericoli non ce n'hanno creati. Abbiamo fatto veramente una partita molto accorta come volevamo farla, cercando di lasciargli meno spazi possibili e poi ripartire. Oggi per noi era una giornata particolare dove le assenze erano tantissime, però chi ha giocato si è fatto trovare pronto e sono contento anche perché c'è la possibilità per tutti di mettersi in mostra. Ecco, tutti i ragazzini in panchina. Sì, oggi eravamo a corto, insomma. La rosa era corta nel senso che tra squalificati, gente febbricitante, Sedola con la febbre, Governali con la febbre, Esposito infortunato, due squalificati, con la rosa nostra quando ti vengono a mancare 5-6 titolari devi attingere da chi ha giocato di meno e devo dire chi ha giocato di meno oggi si è fatto trovare pronto, anche i nuovi arrivi. Blando sicuramente ha fatto una buona partita anche se a corto di condizione perché era la prima partita che faceva dopo un mese e mezzo. Lo stesso Reda ha lavorato, ha dato la possibilità a Sorrentino di tirare un po' il fiato perché ha sempre giocato lui titolare. Quindi sono veramente contento soprattutto dell'atteggiamento che abbiamo avuto. Abbiamo lottato palla su palla contro una squadra, ripeto, molto fisica, molto aggressiva, però noi ci siamo fatti trovare molto pronti proprio sotto tutti i punti di vista. Un attaccante sotto l'albero se lo aspetta. Ma è difficile, noi sono state fatte delle scelte, la società ha una linea, un programma. L'attaccante che voglio trovare sotto l'albero di Natale sarà alla ripresa, soprattutto nell'anno nuovo, sarà Vittorio Esposito al 100%. Io credo che se riusciremo prima possibile, nel momento in cui riusciremo a recuperare Vittorio Esposito, credo che migliori attaccanti di Esposito ce ne si, attaccanti migliori di Vittorio Esposito ce ne siano pochissimi in Serie D. Auguri di buone feste. Grazie, auguro a voi di passare un felice Natale, auguro a tutti i tifosi di passare anche a loro un sereno Natale e ci rivedremo appena dopo queste feste perché bisogna rimettersi sotto e pedalare perché il campionato ancora è lungo. Allora, una tua impressione dal punto di vista tecnico di questa gara di oggi? Allora, era difficile la partita perché erano rimaneggiati moltissimo questi del Matese in difesa e non è stato facile perché il centrocampo pure aveva le sue lacune, quindi avevano un'inferiorità numerica a centrocampo, ma comunque sono stati bravi a sopperire con un grande acume tattico. E questo si vede che quando il bastone c'è, la squadra percepisce tutto quello che lui dà e vedo durante la settimana come lavora in campo.